promotori di tante iniziative per contrastare la cultura dello sballo e a favore del divertimento sano, come ad esempio le feste rigorosamente alcol free. E adesso per loro arriva un importante riconoscimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Associazione Futuro Aretino ed in particolare l'iniziativa Under 16 è stata infatti insignita di una targa d'onore per l'opera meritoria di promozione del divertimento sano rivolta ai giovanissimi. Il Presidente della Repubblica ha infatti conferito 25 attestati d'onore di Alfiere della Repubblica ad altrettanti giovani, ma accanto a questi sono state anche assegnate 3 targhe per azioni collettive, sempre ispirate a valori di altruismo e senso di responsabilità verso il bene comune. Da qui la targa d'onore anche agli adolescenti dell'Associazione Futuro Aretino con questa motivazione. La loro azione di volontariato si è orientata a sensibilizzare i coetanei sui danni prodotti dall'abuso di alcol, droghe e comportamenti nocivi per la salute propria e quella degli altri. Sono state realizzate con successo 3 feste a tema all'insegna del divertimento pulito. Il fatto che l'organizzazione fosse nelle mani di coetanei ha dato una forte spinta per la messa al bando di comportamenti devianti. Sicuramente è una grande emozione, non solo da parte nostra, ma che potrebbe anche coinvolgere l'intera città di Arezzo, perché vedere riconosciuto l'impegno dei figli di questa città anche a livello nazionale con una grande onorificenza come quella insignitaci dal Presidente della Repubblica Mattarella è motivo d'orgoglio da parte nostra e dell'intera città. Ci vuoi ricordare perché avete avuto insomma questo riconoscimento e di che si tratta? Certo, ben volentieri. Noi abbiamo inviato al Presidente Mattarella il nostro progetto, ovvero quello degli Under 16, oltre a un variegato resoconto dell'attività che l'associazione ha svolto negli ultimi anni, in particolare il progetto Under 16, ovvero la sponsorizzazione e l'organizzazione di eventi a tema divertimento sano, divertimento pulito per i più giovani, che hanno riscosso un grandissimo successo fra i nostri ragazzi, i più giovani concittadini, e che hanno dato una rilevanza alla nostra azione anche all'interno del movimento dei giovani stessi, i quali hanno apprezzato ciò che abbiamo fatto e il nostro grande sforzo, il nostro impegno è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica come un qualcosa di meritevole, di applicazione e magari anche di riflessione dal punto di vista nazionale. Senti, adesso non è possibile, ma andrete a Roma a ritirare questo riconoscimento? Sicuramente, doveva essere prevista una cerimonia che purtroppo in questo momento per motivi di causa maggiore non è possibile svolgere, però il prima possibile, appena sarà possibile tornare a una parvenza almeno di normalità, andremo a Roma e andremo a portare in alto l'orgoglio della nostra associazione e della nostra città. Senti, ti chiedo come si vive la quarantena da giovani, da giovanissimi. Nella vostra associazione ci sono anche tanti adolescenti privati da un paio di mesi, insomma, della socialità. Io credo che sia una delle fasce di età più delicate e che soffrono di più, insomma, in questo periodo. Sicuramente, io parlo da studente universitario, non solo l'incertezza legata al presente, ma anche quella legata al futuro, che purtroppo è molto legato anche a noi giovani. Io da studente universitario sento di cadere sulle spalle anche un'incertezza economica da fuori sede che porto alla mia famiglia. Oltre a questo, privare i giovani di contatto sociale è sempre qualcosa di molto molto complicato. Però sono sicuro che proprio da noi possa ripartire anche la possibilità di un futuro migliore, una riflessione su quanto è accaduto. Quindi invito tutti i ragazzi a riflettere su quanto stiamo vivendo in questo momento e a cercare di portare avanti i propri sogni, le proprie passioni, anche in un momento del genere, perché torneremo a vivere e lo faremo più intensamente di prima.